Sì! Ecco lo Stivello Magno, ragazzi, reaction a tutti quanti nel canale, appassionatamente gioiosi nella vigilia di Juve Crotone, ragazzi, siamo a poche ore ormai del fischio finale, speriamo che vada tutto bene. Un saluto specialissimo ai nuovi iscritti, ragazzi, ancora in tanti, migliaia vi siete riversati nel canale e sono contento di accogliervi nella community e spero che questi mesi mi supportiate e mi date appunto l'energia e la carica per andare avanti. E poi un altro bel abbraccione e un bacio speciale a tutti invece gli iscritti di vecchia data che con me ogni giorno sono sempre lì pronti ad analizzare e a commentare il mondo Juve e il calciomercato che verrà a giugno. Poi partiamo con le perle di oggi perché rimaniamo in ambito attacco. Ieri abbiamo parlato del potenziale ritorno di Kane e invece oggi vi voglio lanciare un altro scoop veramente clamoroso che potrebbe appunto coinvolgere il mondo juventino e in particolare Paratici, che è a un passo da poter chiudere questo colpo. Stiamo parlando di un giocatore che è in forza ai Gunners, all'Arsenal, ed è da tempo, forse dall'estate scorsa, che la Juve c'è addosso, e si chiama Lacazette, ragazzi. Lacazette, un grande attaccante, comunque già classe 91, quest'anno compiere 30 anni, ma cosa ha fatto pensare alla Juve di poter arrivare a questo giocatore? Il fatto che l'Arsenal sembra che stia contando più sui gol di Willian e di Aubameyang, che sono dei veri top scorer, soprattutto Aubameyang, e quindi Lacazette si è trovato un pelino ai margini e in questa stagione ha segnato appena 8 gol in 20 presenze, e quindi questo potrebbe avvantaggiare appunto la Juve nell'acquisto, nell'affare. E anche un'altra cosa che invece agevolerebbe è che il giocatore va in scadenza al prossimo anno, quindi nel 2022, quindi già in questo mercato di giugno l'Arsenal sta tentando di capire se può svenderlo. Allora, il discorso è questo: l'Arsenal non lo vuole più trattenere come in passato, è disposta a trattare se resta al tavolo, quindi anche quei 40 milioni che valeva ad agosto scorso non saranno più tali. E tra l'altro l'Arsenal potrebbe essere interessato a prendere da noi dei giocatori. Spero veramente che qualcuno tra Rabiot, Bernardeschi, Ramsey, Bentancur possa entrare a far parte di questa trattativa e appunto snellirci l'acquisto e l'affare. Quindi stiamo con le orecchie aperte perché Lacazette è un buon giocatore, non è un top player, però ci potrebbe dare una mano a livello d'attacco e di sicuro è meglio delle scelte che si stanno profilando in questi ultimi tempi con Milik, Depay su tutti. Quindi potrebbe essere un giocatore che tra quelli che sono in lizza è uno dei migliori e troverebbe sicuramente smalto qua da noi. Tra l'altro, altra cosa importante che potrebbe far capire che il giocatore è più vicino a noi e non al Tottenham, che è l'altra rivale grandissima che ha la Juve, è il fatto che tutte e due le squadre sono di Londra, soffrono di una grande rivalità e quindi non ci sarebbe motivo per cui Lacazette andasse dall'Arsenal al Tottenham. Quindi abbiamo davvero tutte le carte in regola per poter puntare a questo giocatore ed è uno dei più abbordabili nel mercato tra i 20 attaccanti più prolifici che ci sono adesso in circolazione. Quindi abbiamo un giocatore che non è né troppo vecchio, quindi over 30, né troppo costoso, perché chiaramente non è che puoi andare a prendere Lewandowski, Agüero, Mbappé, Neymar e tutti questi tipi di giocatori. Diciamo che nella fascia media, sotto questi qui, troviamo già dei giocatori come Lacazette di turno, Aubameyang, Willian, ma ne potremmo fare tanti altri di nomi di questo tipo. E quindi sono qui, diciamo, quella fascia che scende sui 50, 40, 60 milioni, quindi abbordabili appunto anche dalla Juve. Soprattutto se consideriamo che Paratici, con l'aiuto dei procuratori comunque, dovrà trovare delle formule che possono essere o il prestito oppure scambi congrui con giocatori appunto molto richiesti da questa squadra e per avere appunto un'agevolazione a livello di cash, in modo da poter dare soltanto la differenza all'Arsenal per acquistare il cartellino appunto del giocatore. E poi anche la differenza dell'ingaggio, perché andando su un giocatore come Lacazette non avrai il problema dell'ingaggio perché è sicuramente sotto i 10 milioni di euro all'anno. E poi invece andiamo a parlare nella seconda parte del video, dopo questa bella perla che mi ha comunque fatto riflettere e diciamo anche sorridere a un certo punto, perché mi fa capire che comunque la Juve sta cercando di fare del suo e Paratici sta cercando di portare nuovi acquisti e non si è fermato, diciamo, non si è adasato sugli allori del Ronaldo e di De Ligt, che sono stati i suoi due colpi più belli. E andiamo a vedere appunto cosa succederà domani, perché Juve-Crotone è una partita cruciale, ci sono 30 punti di differenza tra noi e loro. Spero che la Juve non prenda sotto gamba una partita del genere e non faccia i 3 punti, perché l'Inter
adesso non so come andrà a finire nel derby, ma era in vantaggio e ha fatto vedere grandi cose, quindi è una squadra che ci darà veramente filo da torcere fino alla fine e potrebbe essere la prima pretendente allo scudetto, oltre a noi. Milan la vedo molto in flessione. Servono i 3 punti, come dicevo, e la Juve a 42 punti, con 3 punti in bilico col Napoli, più i 2 nella Lazio che non si sa se li attribuiranno o no. Quindi siamo comunque staccati potenzialmente 6 lunghezze dall'Inter, se andasse a vincere proprio oggi. E quindi dobbiamo assolutamente vincere. Abbiamo una formazione rimaneggiatissima, purtroppo questo va detto. E tra l'altro Pirlo non se l'è sentita di mettere né Dragusin né Fagioli nella formazione titolare. Quindi avremo Danilo, Alessandro e Sterling in difesa, con Szczęsny a proteggere i pali, Demiral e De Ligt centrali, ottima scelta, contentissimo di questa scelta. E poi il centrocampo, purtroppo, lo dico già, avremo McKennie e Chiesa irremovibili e imprescindibili, e Bentancur con Bernardeschi e non Rabiot. Purtroppo questa è una scelta che potrebbe pesare nell'economia della partita, però io spero che Bernardeschi dia tutto per tutto. Se non ha da dimostrare in questa partita, non so in quale altra partita avrà da dimostrare quello che vale. È il suo momento di gloria. E poi, scelta molto interessante, quella di Kulusevski al posto di Ronaldo. Vediamo se cambierà idea Pirlo all'ultimo momento dopo la conferenza stampa, però sembra indirizzato su Kulusevski. Forse Morata non è il meglio e vuole avere più dinamismo, più gente fresca, con gamba, forse per andare ad aggredire il Crotone e infilarsi negli spazi. Forse ha paura che Morata non riesca a scardinare la difesa chiusa, come è successo anche col Benevento, quando anche avendo lui non siamo riusciti a fare più di un gol e poi pareggiamo. Quindi può darsi che voglia avere una squadra più dinamica, più giovane, più atletica, in modo da fare tanti gol, me lo auguro, e vince la partita in maniera agevole 3-0 e non se ne parla più. Quindi speriamo nella Juve migliore, sia di mentalità che di gamba che di dettami calcistici. Vogliamo vedere un gioco frizzante, un gioco degno della Juve, cosa che non abbiamo visto fino adesso. Non abbiamo visto un gioco, diciamo, improntato, vero e proprio, che ti fa poter dire: ah, questa è la Juve di Pirlo, questo è il modo in cui gioca la Juve di Pirlo. E finora non abbiamo visto appunto questo gioco che ci può rendere orgogliosi. Dobbiamo appunto cominciare a giocare in questo modo, perché siamo a marzo ed è il momento della svolta e della piega finale della stagione. Speriamo di non avere delusioni e che Pirlo dia il tutto per tutto, così come la squadra. Ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate del video, lasciate un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella d'allarme. Un bacio, un abbraccio da Stefano Magno, fatemi sapere che vi avete salutato e a presto. Ciao ragazzi! Ragazzi, altra cosa importante, vi voglio dire che sto lanciando una nuova piattaforma, un nuovo format in cui coinvolgerò un ospite speciale, saprete presto chi è, e sarà un format tipo domanda e risposta, che riguarderà il mondo Juve, i calciatori e le analisi un po' critiche su quanto valgono e quello che potranno dare per la Juve, eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, i numerosi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. A presto.